Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Questo sarà un video unboxing. È arrivato un bel pacco Prozis e ovviamente lo apriremo insieme. È la prima volta che giro un video di sera, quindi totalmente con le luci artificiali e spero che si veda qualcosa. Purtroppo è l'unico momento della giornata che ho per adesso libero per girare un video. In realtà ho approfittato degli sconti con il Black Friday. Però non capisco perché la scatola non è nera. A molti è arrivata la scatola nera, a me no. Devo dire che questa volta Bartolini è stato gentilissimo perché non solo mi ha telefonato, mi ha lasciato pure il pacco qui dietro la porta, cioè è stato un grande, quindi top Bartolini. Poi io con i prezzi che ovviamente non vi dirò, c'è un odore strano, c'è odore tipo di qualcosa di dolce. Ah, ho preso una cosa che non mi ricordavo. Come faccio che io prendo cose e poi neanche me le ricordo? Ho capito cos'è che fa odore ed è questo qui. Ho preso questo della Yogi Tea e sono praticamente la Finest Selection. Cioè la selezione di tutti questi infusi un po' particolari. E fa un odore buonissimo di cannella, di cannella. Ce ne sono 6 per 3, quindi 6 infusi e 3 per ognuno. Cioè dovrebbe essere così almeno. Comunque questi della Yogi Tea sono fantastici. E adesso con l'inverno tutte queste tisane, infusi. Che poi praticamente all'interno abbiamo Classic, Ginger Lemon, Woman's Balance, Green Tea Matcha Lemon, Licorice e Turmeric Chai. Licorice, cioè liquirizia. Visto che mi sono piaciuti tanto, ho ripreso i bagel. Però questo qui è quello alla carruba. Avevo preso il bread, tipo il pan bauletto alla carruba, mi ricordo. Ho preso questo, adesso ho preso il bagel. È strano, è un po' strano sto bagel. Però questi sono molto buoni. Se non è scaduto, 10-12, quindi ancora c'è tempo. Questi bagel sono buonissimi, più proteine e meno carboidrati. Poi sono comodi come snack. Allora, diciamo che la maggior parte delle cose sono così sfizioserie, come sempre del resto. Prendo un po' le cose così come capitano. Qui sotto mano ho questa qui, che è tipo una cake, tipo un plum cake praticamente, all'arancia. Sì, un plum cake all'arancia. E perché ho preso questo plum cake? Così, perché io prendo sempre cose strane. Un pezzo di questo plum cake, 30 grammi, contiene 6,3 grammi di grassi. Poi abbiamo saturi 3 grammi, sugar 0 e sale 0,18 grammi. Vabbè, in sostanza volevo provare qualcosa di diverso e ho preso questo qui che non l'avevo mai preso. Sicuramente lo proverò o a colazione anche domani stesso, oppure a merenda. Ho ripreso una cosa che mi piace tantissimo, però questa volta ho preso quelli al cioccolato e sono i classici muffin, quelli col 92% e meno di zuccheri. Questi già li ho provati, li avete visti, mi sono piaciuti tantissimo. Ho preso anche questi qui, quelli alla mela, però a me questi non piacciono tanto. Quindi sono gonfi, non è che sono tipo scaduti e stanno scoppiando. Scadono il 16-12, quindi ci siamo. Altra cosa della marca Diablo è questo qui. Questo è tipo una tortina, un plum cake. All'interno c'è il cioccolato. Questo snack qui, questa tortina, contiene 8 grammi di grassi, di cui saturi 1 grammo, 1 grammo, 1 grammo, 1 grammo di zuccheri e 0,1 grammo di sale, quindi cioè, niente in realtà. Poi vabbè, non lo dico più, possiamo evitare di mangiare queste cose, però io non evito. Vabbè, poi questo vi dirò com'è, ma sicuramente sarà buono. Continuiamo con questo unboxing prima che arriva la pizza, perché sto aspettando la pizza pure. E questo cos'è? Ah sì, questi qua, queste tipo gallette. Poi non sono delle gallette, sì. Original Rye Crisp Bread. Che cos'è questo, ragazzi? 100% whole grain, 19% di fibre. E questo, vabbè, sono tipo delle gallette, tipo un crisp bread. Quindi crisp bread. In italiano, italiano dove sei? Perché l'italiano non lo mettono mai? Ma saranno tipo gallette di segale, può essere gallette di segale. Una cosa del genere perché non riesco a trovare l'italiano, quindi non neanche mi ricordo che cosa ho preso io. Comunque, tipo gallette di segale, probabilmente, che sono sempre ottime, soprattutto per cena, a volte quando non mangio il panino, questo, oppure Philadelphia snack, così salmone, che buone. Questo è un pacco da 250 grammi e in realtà a me durano sempre un'eternità queste cose perché ne mangio tipo una, due, non più di tanto. Vabbè, lo sapete che io sono più per le cose dolci, però ogni tanto qualcosa di salato la prendo. Vabbè, queste sicuramente le vedrete su Instagram e le proveremo insieme così vi dirò in diretta come sono. Altri palloncini per non farci mancare nulla. Poi qui ci sono un bel po' di Bolero. No, non sono Bolero, sono H2O. Adesso vi faccio vedere i gusti. Ho preso praticamente la confezione quella tipo assaggio, quella dove ci sono un po' tutti. Però mi aspettavo che arrivassero dentro una confezione, qualcosa, no, sono buttati qua così, vabbè, comunque. Fragole banana, arancia,
pesca, limone, mandorla, cos'è questo? Fragola, altra fragola, cocco, lampone, watermelon, ananas. Ma ce ne saranno ancora qua dentro sicuramente. Poi ho preso questo qui, lo yummy. Questo lo volevo provare, è praticamente tipo un... come si chiamano? Una specie di fluff drops però in polvere, diciamo così. Gusto fragola e l'ho preso per provarlo nello yogurt. Non lo so perché l'ho preso, boh. Vabbè, insomma, questo yummy progis. Ho preso questo qui, questo è buonissimo e fa benissimo, è praticamente un antiossidante, è il succo di melagrana. Devo dire che queste cose le vendono come se fossero oro, perché questo è 500 ml, sì, 500 ml, ma praticamente è costato tipo 11 euro, 12 euro, quindi, cioè... Questo ha delle proprietà ottime, è buonissimo, però certo è poco, non è tantissimo. Comunque anche nei vari negozi, questi più specifici, si trova ovviamente, però ha un costo elevato. Fa un po' impressione a guardarlo così. Mi sento un vampiro. Comunque non vi consiglio di prenderlo perché ha un costo eccessivo, però se vi capita e volete provarlo, magari quello più piccolino... Però costa sempre sulle 5 euro, 4 euro, quindi non lo so fino a che punto. Comunque, io preferisco a volte prendere questi qua, che è piuttosto magari degli integratori, questi un po' più chimici. Cioè, boh, non lo so, magari è una cosa mia, però... Vabbè, lo volevo provare questo, tutto qui. Altra cosa che ho preso, che in realtà volevo provare da un po', ho preso questi qui, sono i multiprobiotici. Volevo prenderne un altro, di un'altra marca, che non mi ricordo adesso. Però alla fine poi ho preso questi. Io non li ho mai provati, però visto che molte ragazze me lo hanno consigliato perché si sono trovate molto bene, ho deciso di provarli. Io ogni tanto ho un po' di fastidio allo stomaco, quindi non lo so, potrebbero aiutarmi come no. Quindi non ve lo so dire, poi non so neanche sinceramente quanto possono essere buoni questi qui. Però vabbè, li provo, vi farò sapere. Questi, se non ricordo male, sono stati sulle 10 euro, intorno alle 10 euro. Poi vabbè ragazzi, c'era lo sconto del Black Friday, quindi molte cose le ho prese anche per questo. Ho preso una salsa, ovviamente quella barbecue non la troverò mai più perché è sempre esaurita, non si trova più. Quindi ho deciso di provare questa qui, sempre la zero, questa è la ketchup with spices, 0% di grassi. Ora, questo non l'ho provato mai, quindi non so come sia, ma spero sia buono. Certo, quella barbecue è quella barbecue, ma perché non fanno, cioè, non la rimettono? Le cose che piacciono a me non le mettono più su Progis. Consigliatemi qualche altra salsa di queste salate, perché io appunto sono abituata a quella barbecue, cioè mi piace quella barbecue, questa non lo so, e poi forse non ce ne sono più in realtà. C'è la bolognese, però alcuni dicono che non è tanto buona, altri di sì, no, vabbè, insomma, i gusti sono gusti. Questo qui che cos'è? Il protein bread, ho preso il protein bread, che è un po' strano, poi bruciato com'è. E questo praticamente whole grain rye. Ah vabbè, questo è di segale. Ho capito che rye, non so come si legga, è segale. Cioè, ho capito questo. È già tanto. Sempre più proteine, meno carboidrati. Vabbè, un pane di segale normalissimo, credo. Questo scade il 16, quindi ho il tempo di mangiarlo. Però in realtà, ragazzi, mi sembra un pochino bruciacchiato. Allora, io ho fatto il carrello, ho fatto l'ordine Prozis solo per queste. Ovvero queste qui, le choco butter di Prozis. Allora, questa è mandorla e cocco, mi ispira tantissimo, sarà buonissima. Invece questa qui è quella choco, white choco cookie. Vabbè, non mi soffermo più di tanto perché queste comunque le conoscete un po' tutti, 25% di proteine e poi queste sono buonissime. Quella che ho provato l'altra volta, nut choc, è favolosa. Quindi spero che queste siano altrettanto favolose. Non c'è un pacco Prozis che non contenga il burro d'arachidi, quindi burro d'arachidi abbastanza liquidino, da mezzo chilo, però questo è da mezzo chilo e non è per me. Ah sì, poi ho preso queste qui, le Vex, queste sono le, tipo le chips di patata dolce. Si può dire questa parola o mi bannano il video? Patata dolce e innocente. Innocente? 100% naturale. Sono proprio curiosa di assaggiare queste qua perché io qua non le ho mai viste, cioè almeno non le ho mai trovate nei supermercati. Infatti è stampata qui la patata, patata che dir si voglia. Io ormai con queste cose di YouTube che chiudono tutti i canali e bannano tutte cose non si può dire più niente. Sono 60 grammi, quindi vabbè, poche, però vabbè, tanto per assaggiarle in realtà. Poi non contengono niente, vabbè, cose disidratate.
Le proveremo. Se vi interessa vi faccio sapere come sono, se non vi interessa, niente. Ora vi faccio vedere una cosa che non è per me, perché io non la prenderei neanche morta, ve lo dico sinceramente, che sono queste qui. Sono tipo delle pillole d'aglio, sono delle Tabs queste, se non sbaglio, quelle più piccoline. Vabbè, l'aglio ha tantissime proprietà, è fantastico, però io, cioè, non so, non avrei il coraggio di prenderle, quindi... Buh. Allora, quella fissata con queste cose naturali in famiglia è mia madre. Cioè, tipo, lei soffre un po' di pressione alta, cioè, a parte le pillole, le cose che il medico vi dice di prendere, dovete prenderle sempre. Queste, diciamo che sono qualche aiutino naturale, che non lo so, cioè, io sono un po' scettica su queste cose, però, cioè, chi piace, cioè, non lo so, ragazzi, io non le prenderei mai. Altra cosina è questo qui. Questo è il Protein Chocolate Shake. Io l'altra volta ho preso quello, cioè ho preso gli altri, quelli Prozis, non mi ricordo. Comunque, questo è diverso, questo è della Max Sport, quindi non l'avevo provato e quindi per cambiare ho preso questo qui. Però sono shake al cioccolato, alla vaniglia, ce ne sono di tutte le marche su Prozis. Low fat, no protein and no added sugar, quindi senza zuccheri aggiunti. Ah sì, questo qui ha la stevia. Spero che non sia schifoso, perché la stevia lascia quel sapore strano nelle cose che non sopporto. Visto che l'altra volta mi sono piaciute tantissimo, ho ripreso le proteine, queste qui, quelle idrolizzate. Ed ho ripreso i pacchettini, questi piccoli, per provarle, anche perché il pacco grande costa un bel po', quindi sinceramente non mi andava di spendere tutti questi soldi nelle proteine, perché io le uso così quando mi gira. Quindi ho preso queste qui, questa al gusto banana, cioccolato belga, vaniglia. Poi ho preso anche questi qui, che già avevo preso anche l'altra volta, però ho cambiato gusto. Questi sono chocolate brownie e questo è nut choc. Non so se l'avevo preso nut choc, boh. Comunque è la farina e l'avena quella con le proteine e questa è ottima, a me piace perché la uso per tante cose. La uso sia per il porridge che per inventare ricettine, tipo l'altra volta ho fatto la mug cake e ho messo una di queste. Preferisco prendere queste bustine qui perché così provo diversi gusti. Poi quelle grandi, non lo so, io ancora ne ho due pacchi di là e non riesco a finirle, quindi preferisco queste qui. Ho preso una cosa che volevo prendere da un po', però non l'ho mai presa. Poi, visto che c'era appunto lo sconto con il Black Friday, l'ho presa. Ovvero, questo qui. Questo praticamente è olio di cocco spray, 100% cocco, e questo l'ho preso per ungere, diciamo, il padellino quando faccio i pancake, per non utilizzare l'olio quello classico, ho preso questo qui, che è anche più comodo. Poi lo sapete, io provo sempre tante ricette, quindi uso molto il forno, teglia, eccetera, quindi questo penso che sia molto comodo. Ma in realtà io lo userò per tutte cose, cioè io già mi conosco, anche per fare le torte classiche forse metterò questo. Anzi sì, probabilmente. Cioè non capivo che cosa fosse, ovviamente aperto, distrutto, però spero non sia uscito nulla. Questo qui, i Good Morning. Questa scatola praticamente è disastrata, non so che cavolo hanno fatto con questa scatola, da dove provenga. Comunque ho preso questi cereali della Max Protein White Chocolate e sono dei classici cereali, questi tipo con l'avena, cosa c'è? Avena, c'è un po' di tutto praticamente. In realtà io avevo preso gli altri, quelli tipo Cheerios al cioccolato, non lo so, però poi non c'erano più, erano finiti, quindi ho dovuto prendere, cioè ho optato per questi. Se sentite rumori sono quelli di sopra che stanno distruggendo il soffitto, non lo so che stanno facendo. Tra un po' sfonderanno qui il tetto e verranno qui insieme a me a fare l'unboxing Prozis. Qua pubblicizzano altri prodotti, anche qua dietro. Vabbè, comunque io con questa marca Max Protein mi sono sempre trovata bene. A parte un po' questo qui, il... come si chiama? Burro d'arachidi, questo qui, vabbè, ve ne ho parlato, quindi... che non mi è piaciuto tanto. Vabbè, all'interno abbiamo avena, quinoa, cereali questi classici. Cioè, vabbè, un sacco di cose. Ovviamente è scritto in lingua araba, quindi non lo capisco. In spagnolo è scritto, quindi... Vabbè, insomma, cereali. 16 grammi di proteine, 7 di fibre e poi 95% di ingredienti ecologici. Qua vado un po' veloce. Allora, ho ripreso il Po, perché a me piace, per me è uno dei migliori biscottoni questi di Prozis. Quindi il Po, quello al cioccolato, è cioccolato, dark chocolate. Ho ripreso il Protein Wafer perché questi mi piacciono tantissimo. Questo invece non l'avevo mai preso, questo qui, lo Zero Break Protein 29%. È tipo... high protein, aspartame free, high fibre, tipo un Kit Kat gigante, sì, una cosa simile. Quindi sarà sempre tipo un wafer ricoperto di cioccolato,
Vabbè, insomma, cose per le quali io potrei morire. Ho preso delle barrette miste questa volta, ho preso queste qui che sono quelle che a me piacciono tantissimo, questa al gusto, al cioccolato, ho preso quelle al cioccolato, le whey protein and nuts sono fantastiche per me. Ho preso questi due qui, zero milk, queste sono tipo barrettine di cioccolato, queste al gusto, milk chocolate with crushed almond, quindi queste con le mandorle, e queste invece con i cereali. Ho ripreso questa qui, la Barlicious Prozis, questa è buonissima, al cioccolato bianco, 48% di zuccheri in meno. Beh, certo in più non sarebbe il caso. Comunque queste sono ottime, quindi se non le avete provate ve le consiglio. Altra barrettina è questa qui, questa è la Melty, al gusto burro d'arachidi. Non l'avevo provata il burro d'arachidi, quindi ho deciso di prenderla. Sempre high protein e low sugar, vabbè queste le conoscete sicuramente. E sono buonissime. Questo in realtà non l'ho preso per me, ma mi è stato richiesto. Ed è questo qui, il preparato per pancake con le proteine. Questo al gusto chocolate chip, in realtà l'ho consigliato io il gusto, perché per me i gusti migliori sono chocolate chip e brownie. Non prenderei mai più quello alla fragola e l'altro burro d'arachidi. Comodi, facili da preparare, soprattutto quando si ha pochissimo tempo oppure mancano gli albumi. So che a tanti non riescono questi pancake, quindi non so, se volete che faccia una ricettina con questi pancake, farvi vedere un po' come li faccio io, anche se ve li ho fatti vedere su Instagram. E comunque poi ve ne parlerò nel video quello che voglio fare sulle farine. Ho preso due capi d'abbigliamento, uno è questo qui, che adesso apriremo. Ok, questo qui, che è praticamente una canotta, una semplicissima canotta. I'm back. Che carina questa canotta I'm back. Molto carina, solo che appunto è di cotone, quindi cioè questa quando si suda in palestra diventa uno schifo. Ho preso una S, mi piace, il colore è carino, è molto carino, perché non è rosso quello acceso come l'altra che ho di Prozis, è più tenue. E poi c'era questa particolarità qui che avevo letto, limited one of 5000, cioè tipo che sarebbe una limited edition, che ce ne sono poche di queste. Sì, praticamente loro dicono che è una limited edition, quindi non so se crederci, però vabbè, tanto non è costata tanto questa, forse una decina di euro. Altro capo d'abbigliamento che ho preso sono questi qui, questi sono dei leggings e sono questi qui, questi hanno una scritta tipo fluorescente Prozis, taglia S sempre, con questa scritta qui, Find your own path. Dietro la classica scritta Power Up. In realtà potevo prendere, cioè, dei pantaloni da leggings con una scritta un po' più carina. Perché ho preso questa? Non lo so. Però vabbè, ma sicuro questo ho preso poi. O hanno sbagliato loro? Non lo so. Sono super comodi per allenarsi, sia per fare pesistica, anche per un allenamento funzionale, io li trovo molto comodi. Questi, se non sbaglio, sono tipo 17 euro, ci sono anche quelli più cari, però vabbè, io mi trovo bene con questi, costano anche meno, quindi prendo questi. Anche per oggi l'unboxing è finito, spero vi sia piaciuto come sempre, se è così non dimenticate di lasciare un like, se non siete iscritti iscrivetevi, vabbè ormai ve lo dico sempre, però ragazzi iscrivetevi a questo canale. E poi se volete vedere questa pazza in azione con tutte queste cose, seguitemi su Instagram. Come sempre vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video e al prossimo unboxing. Ciao!